Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Rigoletto. La sera dell'11 marzo 1851 va in scena al Teatro La Fenice di Venezia la prima rappresentazione di Rigoletto. Verdi si era entusiasmato del dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse, destinato a diventare Rigoletto. Aveva affidato la stesura del libretto a Francesco Maria Piave, allora direttore degli spettacoli del Teatro La Fenice, da cui veniva la commissione dell'opera. Verdi sapeva benissimo quali difficoltà avrebbe incontrato il dramma di Hugo, che era stato proibito nel 1832 in Francia, e non sarebbe passato in Italia, seppure in versione musicale. Ma contava evidentemente sul suo prestigio per superare quelle difficoltà, tanto più che Piave gli aveva assicurato in anticipo il consenso della censura veneziana. Verdi aveva comunque i suoi dubbi se al momento di intraprendere il lavoro aveva intimato a Piave di mettersi letteralmente a quattro gambe per ottenere da qualche persona influente il consenso alla riduzione del dramma. Nel dicembre 1850, dopo il divieto del governatore militare del Lombardo Veneto che deplorava l'immoralità del libretto, Verdi scrive disperato alla direzione della Fenice, spiegando che si trovava troppo avanti per poter rinunciare al progetto e dedicarsi ad un lavoro sostitutivo da mandare in scena tempestivamente. Piave allora tentò di smussare le asperità, proponendo una nuova versione del dramma, ma Verdi vi si oppose con una lettera appassionata, in cui difendeva proprio quei particolari che la censura non tollerava e che invece erano essenziali al dramma. La lettera si conclude con un'affermazione mai affiorata prima d'allora nei carteggi verdiani. In coscienza d'artista, io non posso mettere in musica questo libretto, con le modifiche che erano state proposte. Così cadde anche il tentativo di mediazione avanzato da Francesco Maria Piave. Quando tutto sembrava perduto, la censura veneziana cedette ed accettò la situazione e lo sviluppo del libretto originale, contentandosi di un cambiamento dei nomi e di ambiente. L'accordo venne solennemente stipulato tra Verdi, Piave e il segretario della Fenice, Guglielmo Brenna, il 30 dicembre a Busseto. Il 26 gennaio 1851, da Venezia, Piave comunicò il placet della censura. Si trattò di un successo pieno, destinato a ripercuotersi in maniera decisiva sulla figura di Verdi, nell'Europa musicale e anche in quella letteraria. Rossini riconobbe senza riserve il genio verdiano e Victor Hugo fu obbligato ad accettare la realtà dei fatti, cioè che fosse sì il suo dramma ormai ridotto a supporto del capolavoro di Verdi. Tali riconoscimenti sancivano una trasformazione rilevante nel teatro verdiano. Ne era cosciente lo stesso Verdi, se aveva lottato per non modificare il libretto
e se, per tenere duro contro la censura, non aveva esitato ad invocare la sua coscienza d'artista. La ragione di una così acuta consapevolezza sta nel fatto che Verdi aveva trovato una chiave fondamentale per passare dal melodramma corrente nell'epoca ad un autentico dramma in musica. Un dramma che trovasse nella musica la sua espressione naturale ed esauriente. Inoltre, qui sta il nocciolo di Rigoletto. Questa chiave consentiva a Verdi di restare nell'ambito della struttura tradizionale del melodramma, di conservarne il carattere nazionale fondato sulla vocalità e nello stesso tempo di aderire perfettamente alla propria drammaturgia, così come si era andata evolvendo nel corso degli ultimi 10 anni. Il brano che stiamo per ascoltare è il finale dell'opera nell'incisione della Ricordi, registrata nel luglio 1960 al Teatro della Pergola di Firenze, nell'interpretazione di Ettore Bastianini Rigoletto e Renata Scotto Gilda, con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Gianandrea Gavazzeni. Ha ben ragione Maurizio Modugno nel sottolineare come il primo grande merito e la principale novità di questa incisione vada ricercata nella moderna, consapevole e colta lettura di Gavazzeni. Non solo molti tagli aperti, ma il concetto fondante di interpretare il dramma nel canto e con il canto, e decidere di scandagliare fino a fondo l'anima e la coscienza dei personaggi emancipandosi dalla strada tradizionale. Vengono banditi dunque tutti gli scadimenti nei parlati e gli effetti espressivi rudi e di stampo veristico. Vi si contrappone un inusitato approfondimento nelle scelte di colore, di accento, di espressività, tanto orchestrale quanto vocale. Il finale mostra questa linea direttoriale e quanto vi si adeguino i protagonisti. Uno stilizzato Ivo Vinco, mai tenebroso, ma spietatamente algido, un raffinato Kraus, libertino di sottile lascivia, anticipatore di un Settecento eroticamente disinibito e licenzioso, un Ascotto che mostrava di saper rispondere al ciclone drammatico d'agilità Callas con il valore del suo più morbido e femminile canto lirico d'agilità. Infine un Bastianini che piegava il tesoro della sua voce ad una sciuttezza espressiva angosciata e nevrotica. In questo taglio interpretativo sapeva trovare abbandoni sentimentali straordinariamente trascinati ed inaspettati, a contrasto con gli snodi drammaturgici resi con altrettanta allucinata evidenza. Le variazioni cromatiche di accento sono collocate con talento e sensibilità in corrispondenza della parola chiave, conferendole un autentico senso scenico fino alla catastrofe finale. Dalla più inerte frase di recitativo, quest'uscio chiuso, allo scoppio furioso di all'onda. Eccezionale poi l'effetto della tensione vendicativa che precipita d'improvviso nel vuoto di un'umanissima fragilità, in mia figlia, Dio, mia figlia, o nella pressione di un dimmi, sintesi di speranze e di timore, ed ancora le battute conclusive, dopo uno stralunato Gilda, un la maledizione di grande efficacia. I momenti davvero eccezionali sono però nella dolcezza di frasi come
O mio ben solo in terra, angiol caro, non lasciarmi, che hanno davvero uno spessore amoroso. Una simile passionalità disperata e senza confine evoca un sentimento affettivo, paterno, che travalica il consolo ed il lecito, tratteggiando un ribaltamento edipico, colpevole e non dissimulato, soprattutto nella disperazione del tragico epilogo. Il canto di questa Gilda, poi, vantando una pastosità carnale, completa l'effetto, accostandosi progressivamente, come in un transfert, fin quasi a coincidere con la madre in cielo, concubina e figlia, entrambe follemente amate, abbandonano su questa terra un uomo segnato dalla deformità, prima fisica e poi morale, che la loro preghiera lontana non è in grado di consolare. Questa è forse la radice più profonda della maledizione di Rigoletto, ancora una volta una diversa declinazione di quell'estremo inganno, venato in questa occasione anche di una colpevole sete di possesso di padre fin quasi d'amante, sentita poi ed espressa in termini profondamente innovativi da questo travolgente Bastianini. Buon ascolto quindi del finale dell'opera, nell'interpretazione di Ettore Bastianini e Renata Scotto, con la direzione di Gianandrea Gavazzini. E buon compleanno, Rigoletto. Della vendetta al fin giunge l'istante, da 30 dì l'aspetto di vivo sangue a lacrime piangendo sotto la larva del buffo. Quest'uscio è chiuso, ma non è tempo ancor. S'attenda. Qual notte di mistero, una tempesta in cielo, in terra mezzanotte. Ielà son io, bussate. Ecco spento il vostro uomo. Oh gioia, oh lume! Oh lume, no, il danaro. Resti all'onda gettiam. No, basto, io sono. Come vi piace, qui mi nacque il sito. Più avanti e più profondo il gorgo. Resto e alcun non vi sorprendo. Che importa, è ben desso, ecco i suoi sproni. Ora mi guarda, mondo, questo è un buffone ed un
questo lei sta sotto ai miei piedi e adesso ha gioia è giunta il fine la tua vendetta d'oro sia l'onda lui sepolcro un sacco il suo lenzuolo all'onda all'onda Thank you.
lasciarmi non Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.